Allora, buonasera a tutti, do il benvenuto sia alla scrittrice con cui abbiamo già scambiato un momento di convivialità, quindi è un vulcano, è peggio di me, se è mai possibile questa cosa. E benvenuto a tutti quanti, è il momento con cui chiudiamo quest'anno di ripresa, che è stato pieno di eventi. Come diceva la professoressa Mosca, siamo arrivati stanchissimi, che dopo 2 anni in cui eravamo stati fermi, riprendere tutte le cose che avevamo messo in cantiere. Però adesso siamo appagati e chiudiamo in bellezza, anche se Narita, posso darti del tu, ha detto speriamo che questo sia l'inizio di tante belle cose. Io ho la mia copia che mi sono fatta autografare, che mi ha regalato la professoressa Russo. All'inizio io non conoscevo l'autrice, ha detto prese le regalo, l'ho letto tutto d'un fiato, come penso avete fatto anche voi, è interessantissimo, ci sentiamo tutte un po' con Chanel, diciamo la verità, pertanto sono stata contenta di conoscerla, di aggiornare e di farmelo autografare. Il progetto è stato fortemente voluto dalla professoressa Mosca e dalla professoressa Russo. Vi auguro un buon pomeriggio e passo la parola alla professoressa Russo. Grazie mille per essere intervenuti, grazie all'autrice Narita Briganti che ha trovato tempo e modo per essere qui con noi oggi e grazie veramente appunto al dirigente scolastico che ci ha consentito di mettere in piedi tutto questo. Allora, un progetto fortemente voluto da tutto il Dipartimento di Italiano che ha messo in piedi per l'anno scolastico vigente una serie di incontri con appunto autori e contemporanei, perché abbiamo cercato di promuovere per i nostri studenti la lettura integrale dei testi. Questo perché riteniamo con convinzione che leggere per voi che vi state affacciando al mondo sia un modo per anzitutto riflettere, confrontarsi con gli altri, sia una finestra su tutto ciò che è reale. Leggere al di là dei brani antologici e l'incontro con l'autore rende tutto questo reale ed autentico. Coco Chanel ci ha accompagnati per tutto l'anno e ha coniugato gli interessi e le esigenze anche relative ai nostri programmi di studio. Perché? Perché è un'icona del XX secolo, una donna che ha attraversato le 2 guerre mondiali, una capitana d'industria, una donna che ha dato insegnamenti universali e sempre attuali. E forse siamo un po' tutti, ecco, Coco Chanel. Vorrei dire tanto, ma i veri protagonisti dovete essere voi oggi. Voi che avete portato avanti questa lettura, che vi siete affezionati e che adesso non vedete l'ora di dialogare con l'autrice. Quindi io mi fermo qui e vi auguro di trascorrere un bel pomeriggio in nostra compagnia. Grazie. Buonasera, mi sentite? Spero di sì, se no vi facciamo alzare un po'. Prima di tutto i ringraziamenti, grazie a questa istituzione culturale meravigliosa, perché le scuole non sono solo il posto in cui bisogna andare, ma sono il posto in cui si diventa cittadini e cittadine, in cui si diventa donne e uomini, o quello che ovviamente ognuno di noi vuole essere, perché io non credo molto in queste distinzioni. Sono il posto in cui capiamo anche chi vogliamo essere domani, magari dopodomani, ed è bello che ci sia speranza e bellezza anche in un'epoca così buia, e un modo di lasciarcela alle spalle e ricominciare a stare insieme, perché dicevo è l'inizio di qualcosa. Sarebbe bello per esempio mettere i ragazzi alla prova con un piccolo laboratorio di scrittura. Io ho appena cofondato una scuola di scrittura, facciamo la conferenza stampa martedì, uno si distrae un attimo in fondo una scuola di scrittura. Certo, sì. Succede. E quindi sarebbe bello vedervi alla prova
in qualcosa di creativo, così come siete stati bravissimi e creativi per esempio con il cibo, perché non è che poi tra scrivere e cucinare ci sia così tanta differenza, in ogni caso ci dovete mettere il vostro. Esiste una ricetta, ma sappiamo che la ricetta da sola può venire molto male, se fatta senza anima, senza passione, senza partecipazione, senza entusiasmo. Quindi il consiglio che vi do è da sorellona maggiore, godetevi la scuola anche nei momenti in cui vi sembra dura, perché è proprio il momento in cui potete capire chi siete, e non abbiate paura anche di avere dei sogni grandi, nel senso che nelle crisi i sogni piccoli non servono a niente. Sognate in grande, immaginate delle strade belle da percorrere e probabilmente vi andrà bene, comunque vi potrete avvicinare a quelle strade. Comunque noi che siamo più grandi ci siamo, anche se ogni volta che vado in una scuola rivivo il mio esame di maturità, però io comunque mi sento abbastanza preparata a rifarlo. La prima B, settore turismo. Questo libro ci ha accompagnato per tutto l'anno ed è stata la nostra prima vera esperienza di lettura integrata di un testo. Ogni giovedì abbiamo dedicato della direzione alla storia di Chanel e ci siamo anche affezionati a lei. Chanel è davvero una di noi e le sue battaglie sono anche le nostre. Emancipazione, coraggio, anche determinazione ci accomunano tutti e ognuno di noi si sente un po' Chanel. Le sue fragilità, anche la sua battaglia, le sue anche delusioni sono parte di tutti noi. Oggi siamo davvero felici di essere qui e molto emozionati nel poter dialogare con lei e auguro a tutti un buon proseguimento. Dillo così, siamo in pochi. Non è vero. Luis, ma giustamente ha già imparato le regole della comunicazione. Certo. Smetti. Ok. Prego. Non sono un gatto, non mi faccio mettere le mani addosso. Gabrielle Bonheur Chanel. Nota ai posteri, da prima come Gabrielle Chanel e poi come Coco Chanel, come Mademoiselle Chanel o semplicemente Chanel. Nasce in un ospizio per poveri a Saumur, in Francia, il 19 agosto 1883. Il 19, assieme al 5, sarà per sempre un suo numero fortunato. Questo straccio perché è significativo e racchiude un po' tutta la vicenda biografica, personale, forse più diciamo intimistica di Chanel, e quindi ti chiediamo di commentare questo passaggio che per noi è il cuore di tutto diciamo appunto il romanzo. Sì, prima di tutto fammi fare i complimenti, come ti chiami? Marianna e Pietro? No, Raffaele, scusate, con i nomi non è il mio punto di forza. Siete stati bravissimi, è molto difficile parlare in pubblico, è molto difficile... Beh, lei è la ragazzina di prima, mentre lui è di quarta, lei è piccolina, è veramente brillo. Bene. Sì, no, appunto è molto difficile parlare in pubblico, leggere in pubblico, in più parlare di un libro che non si è scritto e leggere un testo che non si è scritto. Quindi grazie molte e grazie a tutti quelli che lo faranno, e so che ci saranno domande e gli altri docenti presenti. Per quanto riguarda questo libro, è molto strano per me parlarne oggi perché io sto chiudendo il mio nuovo libro che uscirà fine settembre, quindi ho praticamente tutta la mia testa, il mio corpo, anche perché mi sto svegliando all'alba, le ultime fasi del libro sono veramente faticose fisicamente. Vabbè, oggi dovevo prendere un treno, però mi sto svegliando all'alba a prescindere, per cui io da un lato sono già in questo nuovo libro totalmente, con la corsa che è sempre poi l'editoria, anche perché il mondo cambia talmente velocemente che è giusto fare così. Dall'altro lato è bello stare di nuovo con Chanel che mi accompagnerà per sempre, anche perché ieri ho ritirato un premio per questo libro, domenica un altro, è il mio libro più venduto, quindi sicuramente è la mia hit, per farvi capire con un linguaggio musicale, per cui sarà con me per sempre. Prima, ma molto brava, infatti è lei che ci ha accompagnati durante tutto l'anno con la sua voce.
è a letto per noi ogni giovedì dalle 13 alle 13.40. La Trinità di persone, Gabrielle, l'orfana, parola che si è pronunciata in sua presenza la manda su tutte le furie. La bambina abbandonata che amerà per tutta la vita il bianco e il nero, dalle sole di Bozin al vermoglio di tutto il mondo, e che avrebbe lasciato il nero come valore assoluto, rendendolo la tinta più luminosa di tutte. Ho imparato a vivere, ovvero a difendermi dalla vita. Amavo la solitudine, sapevo quando andarmene. Dicevo solo la verità, odiavo o credevo di dare la gioia, ma era una varazione che mi stavo costruendo. Le fa dire una biografia romanzata uno dei tanti suoi amici, il diplomatico e scrittore Paul Morand. La verità era l'unica cosa che la toccava, per questo amava gli artisti, vivere in albergo perché diceva che aveva paura di tutte. La gente questo non lo sa, vivere che lei la sua ultima vita. La mia vita da dittatore, successo e solitudine, sempre scena in vista da Morande. Successo e solitudine, mentre lei lavora e crea per trasformare le donne in vere, non sottomesse di uomini ma potenti, efficaci, se occorre feroci. La prima a cucire le tasche sugli abiti da donna, ad appendere la borsa alla spalla per liberare le mani. La mitica 2.55, inventata a febbraio del 1955, a proposito di numerologia, per far stare più comode le sue clienti, le ambasciatrici del suo stile. La puntigliosa, che rifà una manica anche 40 volte, in ginocchio davanti alle sue modelle, costretta a stare immobile anche per 8 ore di fila. E colleghi quando sorride, a volte negli ultimi anni, a un ligno. Basta guardare il ritratto magnifico di Enrica Tripperson, perché non riesce a mascherare più le sofferenze. Colleghi ricorda alle donne di vestirsi per se stesse e non per far piacere agli uomini. Questo libro che genere è? Una biografia, è un saggio, è saggistica. Qualcuno di voi, poi vi do le risposte, però mi piacerebbe avere un dialogo. Sa cosa significa che è saggistica? È una domanda un po' difficile, lo so, però poi ve la do la risposta. Qualcuno di voi ha qualche idea? Vi aiuto io. Dire che è saggistica vuol dire che tutto quello che scrivo in questo libro è vero, cioè io garantisco alle lettrici e ai lettori che tutto quello che dico è vero. Se fosse stato un romanzo, io avrei potuto inventare anche a partire da una storia vera. Non so se la differenza vi è chiara. E perché è importante questa differenza? Perché paradossalmente, secondo me, è più facile fare un romanzo che anche ne pubblicati tre, perché hai la libertà di dire qualsiasi cosa, non ci sarà nessuno che ti può dire che quello che hai scritto non corrisponde a verità, perché tu dichiari fin dall'inizio che è finzione. Se invece tu scrivi un saggio, dici che è tutta la verità, vuol dire che hai cercato la verità. Anche nel giornalismo la verità è un elemento molto importante, ma in qualsiasi lavoro farete. A questo proposito, nella lettura di Sabrina è citato Paul Morand, che era un amico di Chanel, un diplomatico. Come racconto nel libro, il povero Paul Morand è stato assoldato, povero relativamente, è stato assoldato a un certo punto da Chanel per scrivere la sua biografia. Insomma, la mia prima B, indirizzo turismo, è composta quasi esclusivamente da appunto adolescenti e abbiamo appreso tanto grazie a Chanel. Abbiamo appreso il concetto di essere belle per noi stesse e non per gli altri, di non essere mai appunto un accessorio, di camminare da sole, di pensare che possiamo farcela indipendentemente se accanto abbiamo qualcuno appunto oppure no. Concetti che per noi donne mature sono magari scontati, ma per loro che si affacciano alla vita forse sono idee e valori da rimarcare con forza, cercare la loro strada e il loro talento indipendentemente da un appoggio. Abbiamo imparato che ogni giorno, se stiamo per uscire, cosa dobbiamo fare? Cosa dice Chanel? Toglierci qualcosa, togliere appunto un accessorio, mani libere, pantaloni. Abbiamo visto che forse il nostro modo di vestire oggi è, come devo dire, è un dire grazie appunto a Chanel, se oggi indossiamo abiti maschili con eleganza, con convinzione e per scelta, perché scegliamo noi cosa essere, chi essere, sempre e comunque. Quindi questo è il messaggio che Chanel ha dato non tanto a noi che apparteniamo ad un'altra generazione,
ma loro che probabilmente questa storia non la conoscevano. Allora, in effetti io vabbè, prendo la parola per dire questo, che abbiamo letto questo libro, io l'ho proposto in una quinta, la mia quinta, la quinta di TV, e l'abbiamo inserito all'interno di, una tematica più vasta, quella del Novecento come secolo di conquiste e anche di presa di coscienza dei diritti delle donne. Cosa ci dà? Ci dà anche la consapevolezza di ciò che è giusto e di ciò che non è giusto, di ciò soprattutto in quanto donne che ci possono chiedere o che non ci devono chiedere. Vi faccio un esempio concreto, visto che voi studiate anche per inserirvi, no, nel mondo del lavoro. Io di questi temi me ne occupo molto in televisione, nelle mie trasmissioni, nelle trasmissioni televisive alle quali partecipo. Mi ricordo un annuncio di un bar che cercava delle lavoratrici giovani libere da impegni familiari. Questa cosa non è legale, così come se andate a un colloquio di lavoro e chi vi fa il colloquio, ve ne so, chiude la porta dietro, ha degli atteggiamenti, non va bene, così come se vi fanno firmare una lettera di dimissione in bianco temendo una vostra gravidanza, perché queste sono purtroppo discriminazioni contro le donne, quindi gli uomini hanno una via privilegiata, non è legale. Quindi cosa succede? Che sapere le cose, o sapere come saperle, quindi sapere usare gli strumenti della rete che se usati bene vi aprono il mondo, vi permette anche di difendervi, vi permette di essere più forti, cioè di dire questa cosa non me la puoi chiedere, questa cosa non è giusto che accada, questo documento io non te lo firmo, e nello stesso tempo anche di proporvi meglio. E chiudo dicendo anche, sognare in grande, ma possono essere anche obiettivi molto vicini a noi. Io mi sono complicata sempre la vita perché ho saputo fin da ragazzina, sono napoletana e non l'abbiamo detto forse, ma ho passato forse metà della mia vita a Sorrento perché venivo in vacanza qui per tanti mesi, ho vissuto qui le prime esperienze, quelle formative, un posto pieno di ricordi e lo sarà per sempre. Però ho sempre saputo che me ne sarei andata a fare altro, a fare quello che faccio con grande successo ma anche con grande fatica. Dopodiché l'obiettivo può essere anche, non so, gestire un'attività di famiglia che sia già qui. L'importante è che voi abbiate la consapevolezza di quello che fate nella vita pubblica e privata, la potete avere solo se avete una cultura. Chanel fino alla fine leggeva, si informava, criticava, approvava, studiava, proponeva, cercava di cambiare, cioè è la passività che ci frega, perché se di fronte a un datore di lavoro che ti dice firma la lettera di dimissione in bianco, tu la firmi, dopo purtroppo è molto più complicato difendersi, fermo restando che sbaglia sempre lui. Quindi la cultura ci salverà sempre in ogni ambito. Sono felice, ricordiamocelo sempre, quando siamo felici. Dopo mi fermo nella bottega di una signora anglofona. Si sente? Che scoprirò essere una grande lettrice. Parliamo di libri, anche di miei. Mi presenta sua figlia, mi compro bijou e penso che non li voglio togliere più. La sera mi concedo un aperitivo a Lipton, sempre da sola. E in base alle nuove regole ho solo un'ora di tempo per i miei bellini, che poi diventeranno due. Scherzo con i gestori, cosa fare se ci metto più tempo? Resti, rispondono. Mi accorgo che è ancora possibile vivere e sorridere, perfino filtrare, nonostante tutto.
come delle tante testimonianze che ho letto sulle web, e che la barca del Victor mi lascia proprio davanti alla mia panchina, quasi sotto casa, e che camminare di notte da sola è bellissimo, non è mai stato così bello. Perché quando un libro ti prende tu non te ne puoi staccare finché questo libro non va in stampa, fino alla fine questo libro sarà dentro di te e continuo a scrivere questi libri, perché poi quando vanno bene hanno tante edizioni, poi magari ci sono delle serie, dei documentari, dei film tratti da questi libri, quindi tutta la mia vita è dedicata ai miei libri. La seconda domanda: se mi ha ispirato la pandemia? Vuoi la risposta sincera? Sì. Io ne avrei fatto a meno. Prima di tutto ti posso ringraziare, perché la passione è il motore della vita. Io quando sento attorno a me persone non appassionate non mi interessano né sul fronte pubblico né su quello privato. Quindi resta così appassionato, le cose secondo me o si fanno bene o non si fanno. Per quanto, quindi grazie. Per quanto riguarda, hai toccato un tema molto importante. Per chi di voi volesse fare lo scrittore o la scrittrice, dovete sapere che è pericolosissimo, secondo me, far leggere un libro prima che esce, perché gli altri ti daranno qualsiasi giudizio a volte. Devi sapere che per il mio primo libro, uscito nel 2014, dopo anni di gestazione, io in quel periodo, prima di decidere di non farlo leggere a nessuno, prima di pubblicarlo, se non alla mia casa editrice, alla mia agente, l'agente è una persona che ti assiste nella pubblicazione dei libri, magari un giorno facciamo un incontro sull'editoria, sulla filiera editoriale, che è molto più complessa di quello che si vede, io facevo l'errore di farne leggere dei pezzi un po', non so, a un amico, a un'amica, uscivo con una persona, ognuno diceva delle cose a caso, che ne so, ma questi due protagonisti non litigano abbastanza, litigano troppo, dicono questo, non dicono quell'altro, giudizi assolutamente irrilevanti. Quindi il consiglio che ti do, se vuoi scrivere, scrivilo, e poi però lo fai leggere agli addetti ai lavori. Diverso, gli addetti ai lavori avvia un confronto professionale e ascolti quello che ti dicono. Grazie a tutti e a tutti. Grazie.